Ciao a tutti, io mi chiamo Daniele e in questa chiesa qua quando ero alto, un mezzo umbrato, forse sono umbrato. Mi ricordo di entrare dalla mano con mio padre e vedere queste tre ritratti, questi tre angeli qui. Però oggi non parliamo di questi tre angeli, almeno se volete leggere il messaggio che parla di questi tre angeli, andate nel libro di Apocalisse, il capitolo 14, nel versetto 6 in avanti. Leggerete che il primo angelo viene a parlare di quello che è l'Evangelo eterno, quindi le buone novelle che durano per l'eternità. Allora, questa mattina vogliamo parlare proprio di questo. Io non so se sei qua per la prima volta oppure se hai l'abitudine di venire, e spero che ti possa sentire in famiglia, la famiglia di Dio. E allora vogliamo parlare di questo oggi. E qui vedete Gesù che bussa alle Nazioni Unite. Se conosce il fratello Rossi, che l'ha parlato per anni proprio nel Dipartimento di Libertà Religiosa, e quindi abbiamo proprio Gesù che bussa alle Nazioni Unite. Chi è Gesù? Vogliamo parlare di questo, di qualche aspetto di lui questa mattina. Prossima. La Bibbia ci dice che lui è il Salvatore. Prossima. Ma che cosa vuol dire Salvatore? Che cos'è un Salvatore? Prossima. La Bibbia dice che ci dà una promessa, dice che Gesù ci salverà dai peccati, dice, ed è la mia, partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi la funzione di Gesù era quella da tirarti via da uno stile di vita e portarti a un'altra vita, darti una nuova speranza, aprire un mondo che senza di lui, né io né te, avremmo potuto accedere. Ok, prossimo. E poi la Bibbia dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi Dio sapeva che noi eravamo perduti, e proprio per trovarci ha dovuto mandare Gesù, affinché noi potessimo credere in lui, avere una relazione di fiducia con lui, conoscere chi lui è, e in questo modo trovare Dio, perché vicino a Dio c'è la vita eterna. E poi Gesù stesso, prima di morire, pregò una preghiera che trovate proprio nel capitolo 17 di Giovanni, e gli dice, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. E poi dice, è Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi la vita eterna è conoscere Gesù, conoscere chi lui è, che cosa ha detto, che cosa ha fatto, come ha vissuto, perché è morto, perché è risuscitato, che cosa sta facendo adesso in cielo, qual è la sua missione e perché ritornerà ancora. Tutto questo è necessario per conoscere Gesù, e conoscendo Gesù si conosce chi lo ha mandato, Dio il Padre. E dice il testo, questa è la vita eterna. Prossima. Allora, com'è che una persona conosce Dio? Non lo vediamo, non lo sentiamo. Come lo conosci? Ok, vediamo. Allora, Dio lo conosce tramite la sua parola. La sua parola è la Bibbia, così come vedete qua nella foto. Prossima. Allora, che cos'è la Bibbia? Ok, vediamo. Allora, la Bibbia è una biblioteca. Come dice la parola Bibbia o Bibbia, è una biblioteca. Ci sono 66 libri, almeno dipende dalla versione, però 66 libri, ed è stata scritta sull'arco di quello che sono 1600 anni, dal 1500 avanti Cristo fino al 100, o poco prima, dopo Cristo. Dunque, su tutto questo arco di tempo, Dio ha formato quello che noi oggi chiamiamo la Bibbia. Tutta una collezione di libri che lui vuole che tu conosci, perché lui vuole che tu conosci Gesù. Ok? E la Bibbia parla di quello che è il racconto di Dio, di come lui cerca di salvare la razza umana, di come lui cerca di entrare nella tua vita e cominciare ad avere una relazione con te. Perché ognuno di noi è unico, è stato creato in modo unico e si merita di avere una relazione unica con il Dio creatore. Ed è per questo che è stato inviato Gesù. Ok, prossima.
Ci dice Pietro, dice che nessuna profezia, nessuna rivelazione divina, infatti è mai proceduta dalla volontà d'uomo. Non è che qualcuno si è scritto e ha scritto qualcosa. Ma dice, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti, oppure mossi, come dicono altre traduzioni, dallo Spirito Santo. Quindi Dio stesso ha preso l'iniziativa di rivelare ad esseri umani che poi hanno scritto queste testimonianze che noi abbiamo nella Bibbia. Nella Bibbia poi troverete gli insegnamenti diretti che Dio dà. E poi troverete esperienze di persone di come esse vissero con Dio oppure di come esse si allontanarono da Dio. Perché nella vita ci sono solamente due direzioni. O vai verso Dio oppure ti stai allontanando da Dio. Non ci sono altre direzioni. Ce ne sono solo due. Ok? Il prossimo. Dice Paolo, tutta la scrittura, quindi tutta la Bibbia, è divinamente ispirata, cioè i pensieri che queste persone scrissero venivano da Dio. E poi dice, ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a restituire la giustizia, affinché l'uomo di Dio, la donna di Dio, sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi se tu vuoi avere una vita diversa, devi cominciare a conoscere la parola, non in un senso teologico, però in un senso pratico, di conoscere Gesù della parola. E la tua vita può cambiare. E poi Gesù stesso dice che la scrittura, la Bibbia, e si riferiva a quella del Testamento, non può essere annullato, rotto o messo da parte. Prossimo, grazie. E Gesù stesso, nella preghiera che abbiamo detto prima, Giovanni 17, dice santificali, in altre parole, metti da parte per uno scopo speciale nella tua verità, e la tua parola è verità. Ci sono tante idee in questo mondo, tante correnti filosofiche. Dio dice, la tua parola, la Bibbia, è verità. E giusto nella stessa sequenza che troviamo nei Vangeli, dal capitolo 14 al capitolo 17 di Giovanni, Gesù ha l'ultimo discorso prima di venire con i suoi discepoli. E uno dei suoi discepoli gli chiede, ma Signore, noi non sappiamo dove va, perché Gesù stava dicendo loro che doveva partire. Come dunque possiamo conoscere la via per arrivare a dove vai, al cielo? E Gesù gli disse, io sono la verità e la vita. E nessuno viene al Padre, a Dio, se non per mezzo di me. Quindi vediamo che la sua parola è verità e Gesù è verità. Quindi se vogliamo conoscere Gesù, dobbiamo conoscere attraverso la parola. È lì che lui si è rivelato. Oggigiorno ci sono tanti tipi di Gesù. C'è gente che lo sente. Però se tu veramente lo vuoi conoscere, devi cominciare a leggere la parola. Non c'è altro modo. Ok? E Gesù ha dato una promessa per coloro che vogliono conoscerlo attraverso la parola. Lui se ne andava, è vero. Però lui avrebbe inviato qualcuno per aiutarmi nella comprensione della parola, per aiutare a capire chi lui è. E questa è la promessa che lui dà. In Giovanni 16, lui dice, molte cose ho ancora da dirvi, parlando ai discepoli, ma non sono alla vostra portata adesso. Ma quando sia venuto lo Spirito della verità, sta parlando dello Spirito Santo, egli ti guiderà in tutta la verità. Quindi Dio dà a noi il grande dono dello Spirito Santo, che gli possiamo chiedere quando studiamo la parola, e tramite l'aiuto dello Spirito Santo possiamo cominciare a capire chi veramente è Dio e che cosa vuole dalle nostre vite, chi è Gesù e perché Gesù vuole una relazione con noi. Ok. La Bibbia però parla anche di un nemico, non solo di un amico, di un nemico che lavora contro i piani di Dio. Mentre Dio ti vuole salvare, mentre lui vuole che tu entri ad avere una relazione personale con lui, c'è un nemico che invece vuole sconcentrarti, tirarti via da una relazione con Dio e farti perdere in tante cose nella vita senza che tu ti rendi conto che hai bisogno di questo contatto con Dio tramite la parola, conoscendo Gesù Cristo, colui che è stato inviato da Dio. La parola è stata il centro dell'attacco del nemico da secoli. E questa mattina voglio parlare solo di tre attacchi, ce ne sono molti, ma solamente di tre voglio parlare questa mattina. Gesù, quando parla del nemico, dice che fu omicida fin dal principio e dice che non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quindi in Gesù Cristo, nella parola, abbiamo verità, mentre in questo nemico non abbiamo verità. E poi dice che quando dice il falso,
parla del suo perché è bugiardo ed è il padre della menzogna. Ok, andiamo avanti. Allora, il primo attacco che il nemico osserva succede proprio in Europa, nelle congregazioni cristiane in Europa. Ed in Europa la parola viene abilmente sostituita da dei rituali. Quindi adesso la persona, al posto di avvicinarsi a Dio tramite la parola, conoscendolo, vedendo chi lui è e potendo pregare direttamente a lui nel nome di Gesù Cristo, adesso la persona in questo sistema si può avvicinare a Dio tramite dei rituali e non più tramite la conoscenza personale della parola. Come è successo questo? Vediamo un po'. Allora, qui in Europa ci fu una discesa di quello che è il cristianesimo, una mescolanza, vediamo un po'. Ed è attribuita a questo uomo che avete visto lì, si chiama l'imperatore Costantino, una delle persone principali in questa corrente. E leggiamo questa citazione che ci dice: ci viene detto in vari modi da Eusebio, uno storico cristiano nel IV secolo, quindi dopo il 300, che Costantino, l'imperatore romano, per raccomandare la nuova religione ai pagani, la religione cristiana, che la voleva unire nell'impero, di trasferì gli ornamenti esterni ai quali loro erano abituati alla loro adorazione pagana. Quindi non è necessario approfondire questo tema che con diligenza già gli scrittori protestanti ce lo hanno reso familiare. L'uso dei templi e questi dedicati a dei santi particolari e decorati per certe occasioni con rami di alberi, l'incenso, le lampade, le candele, le offerte di voti per guarire una malattia, l'acqua santa, le feste sante, i periodi santi, l'uso dei calendari, le processioni, le benedizioni ai campi, e i vestiti sacerdotali, la tonsura, quindi per darsi capire qui, l'anello di matrimonio, lo stare girati verso l'est, verso il sole, e le immagini che vengono introdotte in un periodo più tardi, e forse anche il canto liturgico ecclesiastico, il Kyrie eleison, sono tutti di origine pagana e sono stati santificati grazie alla loro adozione nella Chiesa. Chi scrive questo è il cardinale John Henry Newman, lo scrisse circa 150 anni fa, in Romani, questo signore qui, in Romani, beatificato giusto un mese fa dal Papa in una messa in terra. Vediamo avanti. Quindi, che cosa succede? Il ritualismo entra nella Chiesa europea almeno, non nelle altre chiese attorno al mondo, e quindi diventa un sostituto per la parola per entrare in comunione con Dio. E qual è il risultato? Il risultato è che per molti fedeli Dio diventa lontano. Non puoi più avere una comunione, un contatto personale con Dio, il Dio che si è rivelato nella parola attraverso Gesù Cristo. Perché adesso Dio ti devi incontrare con un rituale, con delle cose che devi fare, ma non lo vedi più. Capite queste due vie? Allora, questo è il primo attacco del nemico. Però la riforma protestante ridà la parola alla gente comune. La prossima. E quindi qui vedete tutte le traduzioni che vengono dal 1500 eccetera eccetera in avanti. Vediamo per esempio lo svizzero tedesco Zwingli. A Zurigo si insegna ai bambini a leggere con la Bibbia, e la ragione per la quale si insegna a leggere, prima non si insegnava a leggere se non ai pochi privilegiati, era perché dovevano imparare a leggere la Bibbia, perché bisognava portarli un'altra volta alla Bibbia. E così succede in un sacco di altre lingue, sicuramente alcune di quelle che si parlano qui questa mattina. Andiamo avanti. In italiano la traduzione importante è dai testi originali, ebraico e greco, viene fatta a Ginevra da un esiliato che si chiamava Diodati, ed è dalla data del 1603. Si vuole dare la Bibbia a tutti. Ed è qualcosa che anche nei fedeli cattolici, dopo il Vaticano II, la parola viene data al fedele, quindi anche il fedele può cominciare a leggere la parola. Perché è con la parola che puoi trovare il Signore. Allora il nemico, quando vede che la parola viene ridata alle persone, spera un secondo attacco. E questo attacco succede circa 100 anni prima della Rivoluzione Francese, però che diventa popolare proprio dopo la Rivoluzione Francese. Ed è quella che è l'esplosione di quello che è lo scetticismo
e la critica alla Bibbia. Ama la Bibbia, è un libro di favole, è stata scritta forse così da processi un po' strani. Come possiamo noi credere a queste storie che sono raccontate da più di 2000 anni fa? Chissà se sono vere, chissà se non sono vere, chissà cosa c'è dentro, se veramente c'è un Dio che esiste così. Quindi tutte queste idee cominciano a sorgere, che prima non erano mai sorte, perché la gente moriva per voler leggere nella Bibbia. Ok? Andiamo avanti. Voltaire, giusto poco prima della Rivoluzione francese, aveva predetto che lo disse nel 1678, che non sarebbe passato più di un secolo per far trovare la Bibbia solo tra gli antiquari. Quindi era un po', traduce questo un po' il modo di pensare che avevano certe persone, capito? La Bibbia è un libro per vecchietti, è un libro per persone ottuse. Allora, dice lui, tra 100 anni lo troveranno nei musei questo libro, il resto basta. Ok? Come reagisce Dio? Dio ha rivendicato negli ultimi 250 anni l'autorità della Bibbia con tre cose particolari. Una, proprio una scienza moderna tra virgolette, che nasce proprio dopo e durante la Rivoluzione francese, l'archeologia. Dicevano, per esempio, ma dov'è questa città Ninive? Non si è mai sentito parlare di lei? Solamente la Bibbia ne parla. Un certo profeta Giona che va in questa città capitale dell'impero assirio, dov'è? E poi però l'archeologico lo trova. Fino a che siamo arrivati al punto che archeologi che non credono in Dio, che sono atei, usano la Bibbia per le loro ricerche archeologiche, perché è estremamente esatto. Ok? Un'altra cosa che ha rivendicato l'autorità della Bibbia sono gli studi linguistici. Oggigiorno conosciamo di più come i popoli dell'antichità parlavano, le lingue che usavano, i vocaboli che usavano. Per esempio, parecchie centinaia di anni fa si diceva che il profeta Daniele, il libro di Daniele, doveva essere stato scritto, dicevano, ma 200 anni prima della venuta del Signore, perché parla dei imperi come Grecia e non poteva sicuramente saperlo prima che ci fosse l'impero, quindi deve essere stato scritto dopo. Però proprio gli studi linguistici hanno rivendicato il fatto che il linguaggio usato era il linguaggio del 500 avanti Cristo e quindi non poteva essere stato scritto dopo, ma prima. E quindi le cose che sono state dette nel libro, ovviamente Dio le aveva dovute dare e aveva dovuto predire l'avvento dell'impero greco 200 anni prima che ci fosse questo impero. E poi un'altra cosa importante, i manoscritti stessi della Bibbia ne rivendicano l'accuratezza e la fedele trasmissione fino ai nostri tempi. E a questo punto vogliamo parlare un pochino di più in dettaglio. Andiamo avanti. Allora, dice questa citazione, non erano avanti a soli testimoni oculari che i predicatori primitivi dovevano affrontarsi. Quindi quando scrivevano il Nuovo Testamento, non era solamente gente che voleva ascoltare il messaggio che lo scriveva. Vi erano altre persone con un'attitudine molto meno positiva e che erano ben familiari con i principali atti sul ministero e sulla morte di Gesù. I discepoli non si potevano permettere il rischio di scrivere inesattezze e ancora di meno di manipolare intenzionalmente i fatti. Tutto ciò sarebbe stato smascherato immediatamente da coloro che sarebbero stati più che contenti nel farlo. Andiamo avanti. Ma al contrario, uno dei punti forti della predicazione originale apostolica è l'appello con confidenza alla conoscenza dei loro ascoltatori. Infatti gli apostoli dicevano: non solo siamo testimoni di queste cose, ma come voi, udienza, sapete. Questa è una citazione dell'Atto degli Apostoli 2:22. Dunque, se ci fosse stata una tendenza a spostarsi dai fatti in qualsiasi dettaglio sostanziale, la presenza di testimonianze ostili tra il pubblico sarebbe servita a correggere i Vangeli. Quindi quello che vuole dire qui è che se non avessero scritto quello che veramente fosse successo, ci sarebbero state un sacco di altre testimonianze, altri scritti che avrebbero detto non è vero, non è vero, stanno raccontando delle bugie. Andiamo avanti. Qui leggiamo su Paolo. Paolo sta parlando proprio come prigioniero davanti al governatore della regione, davanti a re della regione, Agrippa, e dice che Cristo avrebbe sofferto e che essendo il primo a risuscitare dai morti avrebbe annunziato la luce al popolo dei gentili e ai gentili. E allora mentre Paolo diceva queste cose, a sua difesa, presso il governatore, disse ad alta voce: Paolo, tu farneti, sei pazzo, e le molte lettere ti hanno fatto uscire di senno.
Allora che cosa risponde Paolo? Ma Paolo gli disse: io non frammentico eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re Agrippa, l'altro che l'ascoltava, al quale parlo con franchezza, è, che cosa dice? Ben informato su queste cose, non era cose strane che mi diceva, poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Era una cosa che si sapeva, specialmente nella regione giudaica. Dice, noi non stiamo parlando di cose che nessuno sa, fatte in un segreto, le sanno tutti. Era quello che Paolo diceva, andiamo avanti. Infatti il fatto che Gesù sia vissuto e il fatto che lui sia morto sono fatti che uno non deve leggere la Bibbia per sapere. Ci sono parecchi storici che ne parlano, Tacito per esempio, Plinio il Giovane, Giosefo, il Talmud Babilonico, eccetera eccetera. Andiamo avanti. Il fatto che però immediatamente venne contestato fu il fatto della sua risurrezione. Infatti lo potete leggere proprio nella Bibbia, Matteo 28. E si parla come i leader della Giudea cercarono di dare soldi ai soldati romani per fare loro raccontare un'altra storia. E allora c'erano due storie sui fatti: quella che i discepoli raccontavano, che Gesù era risuscitato, e poi quella che altri raccontavano, che non era vero, che avevano rubato il corpo. Ok? Andiamo avanti. Però se la risurrezione non fosse mai accaduta, allora uno si domanda perché tutti i discepoli, a parte Giovanni, si erano morti come martiri. Morireste voi per una menzogna? È un po' difficile pensare che uno muore per credere ad una favola, e specialmente se avrebbe semplicemente potuto dire la verità e poi continuare a vivere. Non so se mi capite. Okay? Questi muoiono tutti, perché credono in Gesù, Gesù risuscitato, che è vivo, che è attivo nelle loro vite. Andiamo avanti. E poi se uno legge i Vangeli si rende conto che non è una narrativa dove i discepoli vengono glorificati, esaltati, è una narrativa umiliante. E loro non appoggiano a Gesù durante la sua sofferenza, lo abbandonano, uno lo tradisce, poi Pietro lo rinnega, poi tutti sono rinchiusi in una santa Gerusalemme con un sacco di paura, e poi Gesù non appare a loro per primi, ma appare a delle donne. Umiliante. Chi scriverebbe un racconto così? Sicuramente non delle persone che devono inventarsi le cose. Ok? Allora, parliamo di questi manoscritti. Com'è che oggi noi sappiamo o costruiamo la storia dell'umanità? Sapete? Che cosa usiamo per basarci, per dire l'impero romano è stato da qui a qui, c'è stato questo imperatore, ha fatto questo, quest'altro, ha fatto questa guerra. Com'è che facciamo questo? Ok? Leggiamo i manoscritti antichi. Allora, vediamo un pochettino questo in più dettaglio. Allora, il manoscritto dell'antichità, a parte la Bibbia, della quale parleremo dopo, il manoscritto dell'antichità, del quale ci sono più copie al mondo che sono sopravvissute, è la Bibbia, tra virgolette, dei greci, che era l'Iliade, scritta da Omero, circa nell'800 a.C. Allora, di questi manoscritti ce ne sono rimasti 650, più o meno, un po' meno, e alcuni sono dei frammenti, e abbiamo questi manoscritti dal secondo al terzo secolo in avanti, quindi se fate i calcoli, terzo secolo dopo Cristo, quindi se fate i calcoli dall'800 prima di Cristo fino al secondo secolo dopo Cristo ci sono quanti anni? Sono 1000 anni, ok? Quindi l'originale è 800 anni prima di Cristo, ok? E dopo passano 1000 anni e poi le copie che noi abbiamo, le nostre, da leggere, sono 1000 anni più vecchie, ok? Quindi vedete un esempio di una che è del quinto secolo dopo Cristo. Vediamo avanti. Tacito, per esempio, uno storico romano, scrisse i suoi annali sulla Roma imperiale verso il 116 dopo Cristo. Quindi adesso abbiamo due esempi di persone che vissero più o meno nelle date dove Gesù era vissuto. Vedete una copia pure dei suoi scritti? Andiamo avanti. Allora, i primi 6 libri furono in un manoscritto copiato circa, li abbiamo noi, copiato circa nell'850 d.C. Quindi lui li ha scritti nel 116 d.C., però noi li abbiamo da una copia che viene 700 anni dopo. Ok? I libri dall'11 al 16, un altro manoscritto dell'undicesimo secolo, quindi ancora più tardi, e i libri dal 7 al 10 sono persi, non ci sono più. Ok. Questo è Giosefo, un altro storico del primo secolo dopo Cristo, e 9 manoscritti della sua opera, La Guerra Giudea, quindi molto interessante, sono copie che noi abbiamo, che lui
scrisse nel primo secolo dopo Cristo, però noi le copie che abbiamo sono del decimo o dodicesimo secolo dopo Cristo, ok? E ne abbiamo 9. E una traduzione in latino del quarto secolo e poi del materiale medievale russo dell'undicesimo o dodicesimo secolo. Ok, su queste cose qui noi facciamo la storia dell'umanità. Diciamo, è successo questo, la guerra giudea, è successo quest'altro. Ok, mi seguite fino a qua? Andiamo avanti. Allora, il Nuovo Testamento ha più di 5600 manoscritti in greco, la lingua originale sulla quale è stato scritto, in esistenza. Ce ne sono da 8 a 10.000 in latino, e poi ce ne sono altri 8.000 in altre lingue, etiope, armeno, slavo, gotico, lingue secondarie. Quindi abbiamo un totale di manoscritti dell'antichità, non sono cose moderne, di circa 24.000 manoscritti in esistenza. Ok, andiamo avanti. Quindi solamente in greco, secondo me solamente la lingua originale nella quale è scritto, abbiamo circa 8 volte più manoscritti che la miglior fonte conservata dell'antichità, che è l'Iliade di Omero. Ok? Ci sono 650, un po' meno di 650 manoscritti per l'Iliade di Omero, e di questi alcuni sono solamente dei frammenti, però abbiamo 5600 per il Nuovo Testamento in greco e 24.000 in tutte le lingue dell'antichità. Vedete la differenza o no? Oggigiorno non c'è nessun dubbio sull'autenticità degli scritti che noi leggiamo. Quando tu apri la Bibbia ti devi rendere conto che Dio le sue cose le ha scritte a lettere maiuscole. Se uno può fare storia su uno o due manoscritti, quando Dio scrive la sua storia non la fa su uno o due manoscritti, la fa su migliaia di manoscritti. Ok, andiamo avanti. Però non si potrebbe fare la domanda, però un metodo, quegli altri manoscritti che abbiamo visto erano scritti 700 anni dopo i fatti o 1000 anni dopo i fatti, e la Bibbia com'è? Ok, i manoscritti di Nuovo Testamento, per esempio, furono scritti su quello che era una pianta chiamata papiro. Questa era macerata, era preparata in un certo modo e poi ci scrivevano sopra. Questi erano i primi manoscritti, ok? Anzi, non so se avete un foglio di carta in un solaio per 1000 anni, non so cosa succede, anche 15, ok? Va bene, allora cosa vuol dire questo? I manoscritti del Nuovo Testamento sono antichissimi e anche vicinissimi ai fatti narrati. Andiamo avanti. Parliamo proprio del più vecchio, del più antico del Nuovo Testamento. Sapete qual è? Questo qui, scritto in greco qui, del capitolo 18 di Giovanni, più o meno grande così, scritto dalle due parti, con alcuni versetti di Giovanni 18 da una parte e dall'altra parte. Allora, questo qui si chiama papiro P52, se andate a Manchester lo potete vedere nella libreria Vineland, ed è dato i più scettici, quelli che veramente non ci vogliono credere, lo datano dal 100 al 150 dopo Cristo, ok? I più scettici. Però sono molti gli studiosi che pensano che sia dall'epoca dell'imperatore Adriano, 117-138, ed alcuni addirittura pensano che sia dall'epoca dell'imperatore Traiano, dal 98 al 117. Allora, dovete pensare a questo che cosa vuol dire? Nella tradizione dei padri della Chiesa si diceva che Giovanni doveva essere stato scritto più o meno nel 90 d.C., ok? Però molti scettici dicevano impossibile, sarà un libro che sarà nato dalla tradizione cristiana, forse nel 160 d.C., insomma, almeno un secolo dopo che tutti questi fatti sono successi. Però proprio lì, attaccato a una mummia, nel tempo secco dell'Egitto, poi venduto in un mercato, poi passato a qualcun altro che finalmente si rende conto di che cosa è in mano, si trova un pezzetto grande così, che viene da quando? 30-40 anni dopo che il Vangelo è stato scritto. E non il Vangelo, come dice la tradizione, il padre della Chiesa, quindi le generazioni che vengono dopo discepoli che dicevano che è stato scritto a Efeso, non a Efeso, in Egitto. Quindi, nella storia dell'antichità queste cose non esistono, a meno che uno non guardi con questi libri, lì esistono. Ci sono cose che sono così vicine dall'avere forse 30-40 anni di distanza dall'originale. Andiamo avanti. Quindi noi abbiamo tutto il Nuovo Testamento in manoscritti dei primi tre secoli, non 700 anni, non 1000 anni dopo i fatti, immediatamente. 100, 200, al massimo 300 anni dopo i fatti. C'è tutto. Mi seguite?
Quindi non solo abbiamo moltissimi manoscritti antichi, ma questi sono anche molto vicini ai fatti accaduti. Infatti nessun altro libro è così ben documentato come la Bibbia. Quando tu ti leggi davanti insieme per leggere la parola di Dio, ti devi rendere conto che non esiste nessun altro libro nella storia che è così ben documentato come la parola di Dio. Infatti, se tu vuoi credere a qualsiasi altra cosa nella storia, se credi che ci sono stati i Maya, gli Aztechi, l'impero cinese, l'impero indiano, che c'è stato l'impero romano, che c'è stato Giulio Cesare, se vuoi credere a tutte queste cose, fai bene. Però ricordati che le realtà della Bibbia sono documentate almeno 8 a 10 e 20 volte in più che quelle altre storie alle quali credi. Se vuoi credere a qualsiasi cosa nella storia umana e non credi a quello che c'è scritto nella Bibbia, stai facendo un errore grave, scientifico. Mi seguite? Ok, andiamo avanti. Allora il nemico lancia un terzo attacco. Questo è un attacco dei tempi moderni. Ok, abbiamo visto, il primo attacco è stato quello di tirare via la parola al credente per non farlo avvicinare a Dio. Il secondo attacco è stato quello di creare scetticismo, di creare sfiducia verso la parola. E il terzo attacco che lui lancia, proprio dei nostri tempi, è quello di dire: ma questi libri che avete lì nella Bibbia, ce ne sono altri. E parlano anche del cristianesimo. Ci sono altri Vangeli. Forse tutto quello che voi cristiani sapevate non è mica tutto. Ok? Alcuni forse l'hanno vista, non dovete necessariamente vederla, però Dan Brown, per esempio, ha fatto un libro scritto, Il Codice da Vinci, Da Vinci Code. E allora parla di questi scritti gnostici o gnostici come se fossero veri scritti nascosti del cristianesimo. E per esempio il Vangelo di Tommaso, ok? Allora Dio doveva aspettare fino al 1970, questi trovati in una libreria in Egitto nel 1945, poi pubblicati con le persone nel 1970, doveva aspettare fino al 1970 perché finalmente i cristiani conoscessero i fatti sulla Vita di Gesù. Ma è così. Vediamo un po' i dettagli sul Vangelo di Tommaso. Allora, infatti, prima di tutto c'è un manoscritto, quanti uno, sul Vangelo di Tommaso, scritto circa nel 340 d.C. E poi c'è un qualche frammento, in realtà sono 3 o 4, una roba piccolina, che si pensa sia relazionato e scritto prima, però questo è scritto in copto, cioè una lingua egizia, questi altri sono scritti in greco, non sono sicuri. Secondo punto, non parla della vita di Gesù, sono semplicemente una collezione di detti. Che si pensa che Gesù abbia detto, così pensavo. Terzo punto, i padri della Chiesa, cioè le generazioni che vissero dopo di Gesù, lo citano come eretico, cioè non qualcosa che parla veramente della vita di Gesù, mentre citano i quattro Vangeli come quelli corretti. Ma questa è l'evidenza. Allora, io non so, scegliete voi. 5600 manoscritti da un lato, un manoscritto dall'altra parte. Dio non deve aspettare la scienza moderna per farsi conoscere e rivelare. Dio sa farsi rivelare la storia umana senza nessun problema. Ok, andiamo avanti. Quindi, i fatti sugli altri libri del Nuovo Testamento, anche se alcuni dettagli del canone della gente, cioè dei libri che dovevano essere inclusi in quello che è il Nuovo Testamento, per esempio, rimasero in discussione per generazioni, un alto grado di unanimità per la maggior parte del Nuovo Testamento trovò concordi le congregazioni di credenti. Ok? I cristiani sparsi attorno al mondo mediterraneo, eccetera, erano d'accordo sui libri che dovevano far parte della Bibbia. Congregazioni di credenti che erano molto diverse e distribuite geograficamente, non solo nel mondo mediterraneo, ma anche dalla Bretagna, dalle isole inglesi, fino alla Mesopotamia. Quindi vediamo che dall'Iraq fino alle isole dell'Inghilterra, dalla Spagna fino ad arrivare all'Iran, all'Afghanistan e poi andare in India, erano tutti d'accordo. Questi sono i libri dell'Antico Testamento, questi sono i libri del Nuovo Testamento, questa è la parola di Dio. Erano d'accordo. E questo quanto? Abbiamo già testimonianze perché vanno dal 140 al 150 d.C. in avanti. Ok, andiamo avanti. I criteri per accettare, per esempio, i libri del Nuovo Testamento erano tre, così almeno da una di queste persone che dice: origine apostolica, quindi persone che erano state inviate, persone che avevano conosciuto Gesù, in accordo con l'insegnamento che la Chiesa riteneva normativo, quindi le congregazioni della Chiesa sparse per il mondo,
ed era stato accettato dalla maggior parte della Chiesa cristiana in modo continuo. Tutti dicevano: sì, il Vangelo di Luca è vero, sono i fatti che noi sappiamo che sono veri. Ok, andiamo avanti. Quindi vediamo che nessuno è riuscito veramente a fermare la Bibbia e la sua distribuzione. Quindi oggigiorno, se uno vuole avere accesso a Dio tramite la sua parola, è possibile. Ok, andiamo avanti. Nel 2007, ci dice una delle società bibliche, circa 7,5 miliardi di Bibbie in 400 lingue sono state distribuite, circa 7,5 miliardi di Bibbie. 405 lingue hanno la Bibbia completa, 1400 hanno il Nuovo Testamento, 2370 hanno il Vangelo di Marco, e questo copre il 90% della popolazione globale. È vero che ce ne sono altri 2000 dialetti e altre lingue che non sono stati ancora coperti, e che hanno più o meno un 10% della popolazione. Però si vede che Dio ha un'intenzione, Lui la Bibbia la vuole dare a tutti, perché vuole che le persone conoscano Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo conoscano Dio e vengano ad avere una relazione personale con Lui. Capite? Ok, andiamo avanti. Quindi il mio incoraggiamento per te questa mattina, per coloro che ci visitano per la prima volta, è proprio quello di cominciare a leggere la Bibbia. Comincia per esempio dal Vangelo di Giovanni, chiediti: ma che cosa fa Gesù a queste persone che lo vengono a vedere? O queste persone che lui va da loro? Che bisogni lui colma nelle loro vite? Perché quello che Gesù fa nelle vite di queste persone lo può fare anche nella tua e nella mia vita. E la Bibbia è fatta per tutti. Non è una Bibbia che è fatta solamente per gli esperti in ebraico o in greco. Se fosse così, io e te non avremmo accesso alla Bibbia. Sarebbe solamente i centri universitari dove ricercano tutte queste cose dell'antichità e lì per alcuni esperti. Ma Dio ha voluto che la sua parola fosse tradotta in centinaia di lingue e ha voluto che la sua parola fosse spiegata affinché ogni persona potesse aprirla e rendersi conto di come stanno i fatti e cominciare a conoscere Gesù Cristo ed avere una relazione. Mi seguite? Ok, andiamo avanti. Allora, facciamo come Gesù dice. Che cosa dice Gesù? Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega al Padre tuo. Qui è interessante, Gesù parla di Dio come tuo padre. Allora, io non so tuo padre come era, se era distante, se era vicino, se ti ha fatto del male, se ti ha fatto del bene, però questo padre, che è Dio nel cielo, è un padre che è interessato nella tua vita, perché tu sei unico per lui e lui vuole entrare nella tua vita, vuole che tu hai gli spazi per lui affinché la tua vita possa avere una dimensione differente, tu possa sapere che tu sei nelle sue mani. Allora Gesù dice: entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ok, andiamo avanti. Ora nel pregare dice: non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Allora qui c'erano religioni pagane che dovevano ripetere certe cose, che dovevano comunicarsi tramite certi rituali verso Dio. Però Gesù dice: non è così con tuo padre che sta nel cielo. Tu gli puoi parlare con reverenza e sapere che lui nel segreto ti ascolta. Perché? Andiamo avanti. Non siete dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Quindi tu ti relazioni con Dio sapendo che Lui conosce la tua vita, sapendo che Lui è intimamente collegato con tutto quello che tu sei e ti vuole bene. Per quello che Gesù dice tre volte: Padre tuo, Padre tuo, Padre vostro. Ok? Lui sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera e poi comincia: Padre nostro che sei nei cieli. Sicuramente questa è una cosa che conoscete anche voi, la preghiera del Padre nostro. Però anche la preghiera del Padre nostro non è una cosa che tu semplicemente ripeti così per ripetere. Devi capire quello che lui voleva insegnare. Dio vuole la tua intelligenza, vuole la tua mente mentre tu ti comunichi con lui. Vuole che tu vai a lui sapendo quello che lui ha rivelato nella scrittura di come lui è. E quattro volte Gesù ripete che Dio
tuo padre e ti conosce. Quattro volte, in tre versetti. Quindi vale la pena aprire la parola e conoscere come Dio è stato rivelato. Perché? Perché così puoi cominciare con una relazione con il vero Dio, il Dio della Bibbia, nel momento. Dice Paolo, ti esorto dunque, scrivendo uno dei suoi colleghi, insieme a Timoteo, ti esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà del cuore. Andiamo avanti. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che cosa? Che cosa vuole Dio? Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Come conosce la verità? Che cosa abbiamo detto prima? Vengono la parola. Gesù ha detto che la parola è verità. Gesù ha detto che lui è verità. E le narrative su Gesù Cristo le troviamo nella parola. Ok? Allora adesso Paolo ci parla di alcune di queste verità che loro conoscevano. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore. Cosa vuol dire mediatore? Un solo ponte, una sola porta che può veramente portare a Dio. Come si chiama? Dice un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. È vero che Gesù Cristo è anche Dio, però qui non parla di questo in questo testo, parla di parlare in altri testi. Qui dice Gesù Cristo uomo, e perché lui è l'unica porta per la quale uno può andare a Dio? Allora mi spiega, dice, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza presente di stabiliti. Quindi il fatto stesso che Gesù sia venuto e abbia vissuto una vita secondo tutti i principi di Dio e sia morto una morte che fa vedere a te e a me il problema che noi abbiamo dentro di noi, che ci porterà alla distruzione della fine, questo fatto lo rende a lui come la porta per entrare a Dio. È lui il mediatore, è lui il ponte che ti porta davanti a Dio. Quindi studiare la sua vita, così come anche Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre, è importante. Perché noi non abbiamo una conoscenza innata di Dio, la conoscenza è nata dalla parola. Quindi dobbiamo chiedere a Lui di aprire le nostre menti, così come abbiamo detto prima, e poi avere la parola e studiarla per noi stessi, in modo individuale. E ci possiamo avvicinare al Padre tramite Gesù Cristo, così che abbiamo una dimensione, non male. Gesù ha il mondo nelle sue mani, ha la tua vita nelle sue mani, andiamo avanti. E con questo arriviamo in conclusione. Dio, Paolo stava predicando ad Atene e dice questo a questi pagani che lo stavano ascoltando. Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in tempi infatti da mani uomo. Non lo puoi mettere in una scatola, è troppo grande, ok? E non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualche cosa. Essendo lui che dà a tutti la vita e il fiato di ogni cosa. Quindi quando noi ci avviciniamo a Dio, siamo coscienti del fatto che viviamo perché? Perché lui ci dà la vita. Abbiamo da mangiare il figo perché? Perché lui ha trovato un modo in cui avessimo da mangiare il figo. Non so se mi spiego. Uno va davanti a Dio rendendosi conto che non è io che devo fare qualcosa, è lui che ha dato tutte queste cose, nei guanti. Ora egli ha tratto da uno solo tutte le stirpi degli uomini. Qui Paolo parla proprio di una grande verità che a quei tempi e anche ai nostri dobbiamo proprio sentire. Quando c'erano così tanti gruppi di persone che erano alcuni più grandi e alcuni meno grandi, Paolo dice, siamo tutti uguali a Dio, siamo tutti esseri umani. Perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato Dio le epoche prestabiliti e i confini della loro abitazione. Affinché che cosa? Perché Dio ha creato l'uomo? Affinché cercassero chi? Il Signore, se mai riuscissero a trovarlo come pastore. Quindi pagani che avevano perso questo conoscimento di chi Dio era, Dio stesso voleva che lo conoscessero. Ok? Andiamo avanti. Perché egli non sia lontano da ognuno di noi, è vicino a noi. Poiché in cui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri profeti, poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Ok, andiamo avanti. Essendo dunque noi progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile all'oro, o all'argento, o alla pietra, o alla scultura d'arte e di dimensione umana. Allora qui Paolo comincia a fare
i greci avevano tutte queste figure ideali degli orti, vediamone alcuni. Questa era la figura della madre con il figlio Dio, ce n'erano parecchie deità che avevano questa. Questo per esempio era il dio della luna, per esempio, Semina, un'altra figura molto comune conosciuta da loro. Tutte queste figure belle che loro facevano. Andiamo avanti. Questo era il dio più grande che avevano, era Zeus, o Giove, era sempre un gioco con la barba. Andiamo avanti. Però Paolo dice, ma ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che facciamo che cosa? Questa è la parola che dice che tornano indietro, che tornano verso Dio. E come torni verso Dio, capendo in maniera intelligente quello che Lui ha detto e ha fatto nella Bibbia, e così comincia a seguire Dio. E poi prende da Dio. Ok? Allora che sia davvero, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà l'uomo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito. E chi è quell'uomo? Vediamo la prossima. E che ne ha dato prova a tutti risuscitando dalle morti. Gesù Cristo che giudicherà tutto il mondo, te e me. E Gesù Cristo vuole che tu, prima che tu dovrai apparire davanti a lui, lo conosci personalmente. È possibile? Certo che è possibile, c'è la tua parola per questo. Affinché tu possa vedere chi veramente Dio è nella tua vita. Andiamo avanti. Allora, chi è Gesù? Abbiamo coperto solo alcune cose questa mattina. Andiamo avanti. Ma la cosa più importante che abbiamo scoperto è che Dio ha dato la parola. E nella parola ha rivelato Gesù. Gesù è l'unico ponte che ti porta a Dio e ti fa scoprire chi veramente Dio è. Ed è così come Gesù ha detto: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. E quindi il mio augurio, la mia preghiera, ci sono tre gruppi di persone questa mattina qui da noi, persone che ci esistono per la prima volta, e il mio augurio è veramente che possiate prendere la parola e cominciare a studiarla giorno dopo giorno, cominciando col Vangelo di Giovanni e poi gli altri Vangeli, e così andando avanti e chiedo: Signore, fammi capire, io voglio conoscere, voglio capire dalla vita di Gesù chi tu sei, perché lui è venuto per rivelare. Abbiamo visto che non c'è documento più provato a livello scientifico, non avete tanto documento migliore. Allora cominciate a leggere la storia vera, che è quella della parola. Poi c'è un altro gruppo di persone che già conoscono Gesù, ma non hanno questa relazione giorno dopo giorno, non cercano la parola giorno dopo giorno. E allora vi incoraggio anche a voi a cominciare ad aprire gli spazi della vostra vita dove potete cercarlo giorno dopo giorno. Perché aprendo questi spazi a Dio e facendolo entrare di più nella nostra vita tramite la sua parola, la vita stessa acquisirà una profondità che non esiste senza di questo. Poi c'è un terzo gruppo, persone che hanno già questa relazione con il Signore, che già lo cercano nella parola, e vi invito a continuare, perché Gesù ha detto: io sono venuto per darvi vita e per darvi gioia, e c'è una gioia interiore che solamente il Signore può dare. Che il Signore ci dia di più.